Marta! Cosa hai schiacciato? Vabbè. Oggi voglio farvi vedere come ho reso domotico il mio studio, ma prima volevo parlarvi di un sito internet che sto utilizzando per fare i miei acquisti che si chiama Letyshops, che è un sito internet che vi rimborsa delle spese che effettuate online sui siti affiliati. Ad esempio, entrando sul sito di Letyshops, vado subito sulla categoria elettronica e qui mi appaiono un sacco di siti internet sui quali posso fare i miei acquisti, dove appunto io ho comprato le lampadine per fare gli effetti domotici che a breve vi farò vedere, o dove ho preso il robottino che mi aiuta a pulire tutta casa. Come vedete ho un 32,5% di cashback da Banggood, AliExpress, MediaWorld è un 2,21%. In questo caso io vado ad esempio su MediaWorld e vengo reindirizzato immediatamente sul negozio. Praticamente ora qualsiasi acquisto io effettuerò riceverò un rimborso sul conto di Letyshops, dal quale io poi posso ritirarlo o usarlo per fare altri acquisti, e quindi per me è un vantaggio in questo momento che stanno uscendo un sacco di soldi. È arrivato il momento di farvi vedere che cosa ho realizzato con le cose acquistate sul sito di Letyshops. Ehi Google, andiamo online! Sta funzionando tutto. Ho suddiviso la mia giornata con diverse routine che ora vi voglio mostrare. Tipo Google, spegni la baracca. Ci piega sempre un pochetto di tempo. Anzi, se qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi su come velocizzare questo procedimento, mi fa un favore. Ok, vi faccio vedere quest'altra routine. Google, buongiornissimo. Sta girando. Ah. Buongiorno, ma buongiorno, che bello! Come vedete ho collegato i vari dispositivi per creare una routine, quindi in base al mio ordine si accendono varie cose, tra cui appunto l'albero di Natale tramite delle prese intelligenti, perché le lampadine non sono domotiche. Aspettate, Google, andiamo online. Ci impiega un po'. E tutto questo potete farlo dall'app di Google Home. Proprio potete creare la routine e lui vede tutti i dispositivi che voi avete inserito dentro Google Home e li create una routine. Quindi vi fate accendere e spegnere in base all'ordine che poi gli date localmente. Ok, mettiamo caso che io sono qui che sto facendo un video di una certa... Sono stanco e voglio andare a dormire. Quindi Google, sono stanco. Qua ora, nel mentre si spegne tutto quanto... E io vado sopra, avete visto, si è spento tutto. Io vado sopra e sopra ci sono delle luci un attimino più soft. Voilà. Ah, c'è anche Marta. Ma che stai facendo? Ciao Marta. Ti sei dimenticato che hai la vestaglia addosso? No, l'ho messa apposta. Mi piace. Ma sembri un vecchio, Gugu. Ma come un vecchio? Non è vero. Va bene, questo era per farvi vedere tutto quanto. Non vedo niente, sono completamente al buio. Google! Buongiornissimo! Basta, io non toccherò più un pulsante in tutta la casa. Ora volevo farvi vedere qualche app che ho scaricato che si collega con le lampadine della Philips. Ok, è già collegata all'hub. Ora facciamo uno scherzo. Ok, proviamo. Marta! Cosa hai schiacciato? Sto provando, ma cosa pensavi che fosse? Ma cosa pensavi che fosse? Ma mi fai spaventare! Ma pensavo che fosse successo qualcosa alla caldaia! Guarda questo! Bene. Aspetta, aspetta! Fammi prendere la mia stanza. C'è anche Oceano, guarda Oceano. Aspetta, guarda. Che bello è. Lascia stare la mia vestaglia. Ok. Allora, guarda questo. Invece cambiamo tutto. Andiamo... Ah, i fulmini!
sta anche piovendo fuori. Una cosa romantica? I fulmini, la pioggia, i tuoni. Mi fanno paura, mi fanno venire l'ansia. Perché? No, aspetta. Scelgo io, eccolo. No, no, aspetta. Io voglio scegliere io. Mamma. Ma perché? Vabbè. Forte questo. Prova a girare. Giallo! E diventa tutto giallo, eh. Ok, riproviamo. Rosso! Rosso, giallo, arancione. Bello, questo si potrebbe usare per un video. No, è interessante, guarda. Blu! Ok, proviamo quest'altra app. Ah, ah, ok, si è connesso. Andiamo via, Gugu. Ah, Gugu, mi risveglio la notte. Ma come? Aspetta, guarda però. No, è bellissimo, ma sai, questa roba possiamo usarla per tutto, se ci pensi. Vediamo, andiamo nella lava. In un vulcano siamo. Bello però. Ciao Gugu, rimani okay. Da solo. Ma ciao. Come rimani da mi solo? Paura. Aspetta, no, guarda. Sei un tipo strano. Aspetta, posso fare un ambiente romantico se preferisci? Sì. Sei okay. Tipo strano. Guarda, lui. Tipo, se mettessi delle candele. Mi sembra più un cimitero. Allora, ok, il camino faccio. Mi fa pure paura questo, co. Voglio rendere lo studio tutta una discoteca. Ok, ci siamo. Area di intrattenimento. Vi metto la musica, scena intensa. Cosa ne pensi? Che figata è, guarda. Vedete, praticamente ho fatto l'area di intrattenimento dove dentro ci sono 7 luci e io qua posso dargli livelli diversi di illuminazione o di effetti, tipo ora glieli metto così. Vedete, praticamente ora tutte le luci vanno a tempo con la mia voce. Google, andiamo online. Ma sta ragionando, ogni tanto va in, si blocca. È sordo. Ok, ecco. Ci siamo. Ah, mamma mia. Avete visto che bello, raga? Ora piano piano sistemerò anche altre routine, prenderò altre cose domotiche. Se vi è piaciuto questo video, lasciate like e... Luca, riprendila per favore. È partito. È un incubo. Dove vai? Fermati. Dove sta andando? Voi raga dovete sapere che questo robot aspirapolvere è diventato un incubo. Mi ci sveglia la mattina alle 7. Oppure si attiva alle 3 del mattino. Per colpa tua e delle impostazioni che metti tu. Non ci sono più le impostazioni sull'app, capito? Cioè non si può più disattivare. Datemi dei consigli su come migliorare lo studio a livello domotico. Google, spegni il robot. Perché urli? Sto cercando. Non lo spegne tu. Sì che lo spegne. Lo spengo io. No, ce la fa, è tutto programmato. Ma non ti giuro che fa, ma detto sì, che non ce la scommettiamo fa. Un bacio. Ok. Ok. Google. Una possibilità hai. Spegni il robot. Oh, ce l'ho fatta. No, ma tu hai detto un bacio, ma io sono la Befana adesso, non sono Marta. Ti piaccio lo stesso. Comunque. Allora te lo do. Ci vediamo domani con un nuovo video. Mi vergogno da dire. Ora volevo riuscire. Ho capito. Ora tanto non è che ora spegniamo la telecamera e ci baciamo.
Cioè, magari. Cucu. Dimmi. Ah, io pensavo che dopo la telecamera si potesse la spegnere.